Rieccoci con l'Orienteering per la terza puntata di questa stagione 2024 dedicata allo sport con cartina e bussola. Rieccoci ancora una volta dal Trentino, per la precisione della bellissima Val di Sella, laterale della Valsugana sopra Borgo Valsugana, Val di Sella. Buon ritiro di Alcide De Gasperi, ex presidente del Consiglio, del quale si celebra il 70° dalla scomparsa avvenuta proprio qui in quest'angolo di Trentino. Superata quota 700 iscritti per ogni giornata di gara, questo doppio appuntamento di Coppa Italia con la middle il primo giorno e la long nella seconda e conclusiva giornata. Bentrovati a tutti voi con lo sport dei boschi e bentrovato al solito immancabile Pietro Illarieti ancora una volta qui al mio fianco. Ciao Pietro. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa due giorni in Valsugana organizzata dal Panda Orienteering Valsugana di Giuseppe Simoni. È un sodalizio storico molto attivo appunto in questa vallata del Trentino, una vallata che presenta delle peculiarità molto interessanti. Siamo vicini appunto alla bellissima Artesella, un luogo anche ferito da quello che fu la tempesta di Vaia, ma che adesso sta ripartendo alla grande, e prepariamoci così ad ascoltare anche la voce dei protagonisti. Il benvenuto del territorio da parte di Denis Pasqualin, presidente dell'APT. Allora, benvenuti in Valsugana. La Valsugana si trova tra Trento e Bassano del Grappa, quindi è una terra di confine. Sono 29 comuni che compongono il nostro territorio della Valsugana, che spaziano da Civezzano alla Val dei Mocheni, Pergine, città medievale, i laghi di Levico e Caldonazzo, la cittadina di Levico, per arrivare in Bassa Valsugana, dove ci troviamo a Borgo, fino al Tesino. 80 km di ciclabile Green Road 2023, da quota con le piste di mountain bike. Abbiamo i bellissimi laghi di Levico e Caldonazzo, bandiera blu, quindi tante sono le occasioni. Quindi l'Orientirino credo che possa sposare alla perfezione questo tipo di vacanza. Fabio Weller, tracciatore della gara di oggi, Coppa Italia media distanza in Val di Sella, cosa troveranno gli atleti, come sarà la gara? Allora, abbiamo cercato di privilegiare una zona relativamente poco conosciuta, ricca di avvallamenti, sentieri poco visibili, tante foglie per terra, tecnico, veloce, un po' d'acqua nelle buche, ma insomma dai, abbiamo risolto questo problema. Weekend di Orienteering di livello nazionale dunque, lo avete visto anche sulle nuove mappe, c'era il Panda Orienteering Valsugana, guidato da Giuseppe Simoni, come ricordava il nostro Pietro Illarieti, ad organizzare un lavoro che è durato mesi, anche proprio per realizzare, no, le nuove carte, Pietro. Sì, mesi. Queste qua. Sì, queste sono le carte della Val di Sella. In realtà la Val di Sella è stato uno dei primissimi luoghi scelti dall'Orienteering. Addirittura raccontava il presidente Anesi che le mappe della Val di Sella risultavano come impianto cartografico numero 4, quindi qui siamo tornati esattamente agli albori. E invece, a proposito di Panda Valsugana, diciamo che la società guidata da Giuseppe Simoni ha trovato il suo zoccolo duro nei circa 40 volontari tesserati, e poi il gruppo Alpini di Borgo, i Vigili del Fuoco e il Comune, oltre ad Artesella, che hanno così supportato vivamente un evento che ha visto delle difficoltà di approccio anche importanti, perché le grosse piogge che sono piovute hanno allagato questi boschi e siamo stati anche costretti a dover cambiare alcuni percorsi. Dopo aver visto Christine Kirchleckner parte Anna Pradel, sono due atlete da bosco, e poi uno dei grandi favoriti di giornata, Francesco Mariani, con Elena Pezzati. A livello elite sono presenti praticamente tutti i migliori atleti del panorama nazionale. Per gli juniores in particolare si tratta invece di una prova di selezione in vista anche dei prossimi impegni internazionali. Qui inquadrato Alessio Tenani, Polisportiva Masi. Per tutti, sia per gli elite che per i più giovani, però, come ricordavi tu Pietro, terreno pesante e fatica in vista per le gambe dopo la pioggia caduta nei giorni precedenti, e anzi tre settimane fa qui aveva addirittura fatto capolino nuovamente la neve. Eh sì, quest'anno diciamo così il maltempo fatica ad andarsene, ogni tanto anche qualche piccola spolveratina di neve, e quindi il bosco rimane pesante, rimane molto bagnato, quindi anche i tempi di gara previsti potrebbero risultare più lenti. Abbiamo parlato di alcuni dei big al via, oltre a Christine Kirchleckner, tra le donne
Maddalena De Biasi sicuramente è una delle più attese, assieme a Caterina De Nardis, Anna Pradelle e Martina Palumbo. Tra i maschi, Dalla Valle invece potrebbe essere lui, sicuramente viene dalla Val di Sole, è un uomo molto atteso assieme a Sebastian Inderst. Ma ascoltiamo questo focus solo scioccamente. In questo focus di puntata Niccolò Corradini ci presenta la stagione 2024-2025 di sci orientamento. Sì, buongiorno a tutti, oggi ne abbiamo approfittato per fare una presentazione con tutti i ragazzi della nuova stagione, la preparazione, il programma che abbiamo già stilato insieme con Andrea Gobere e Larissa, che è diciamo l'aiuto allenatore. Cercheremo di mettere le basi perché sarà una stagione molto molto importante, in primis perché ci saranno le Universiadi invernali a Torino e lo sci è stato inserito ufficialmente nel programma delle Universiadi invernali. Questo grazie allo sforzo sia della Federazione Nazionale sia dell'IOF. Quanto lontano siamo dalla presenza dello sci orientativo nel panorama olimpico? Sicuramente Torino 25 è uno step per andare in quella direzione. Per questo ce la mettiamo tutta e speriamo il prima possibile. E dopo il focus rientriamo in gara con Giacomo Zagonel, trentino, ma della polisportiva Masi, e poi Anna Caglio, polisportiva pesanese. Abbiamo detto dei favoriti tra gli elite. Attenzione ai giovani: Mattia Corona, Marco Anselmo Di Stefano, Pari De Gaio, al femminile Giulia Fignon, Gwenda Cirlitto, Giada Corso, Larigoni e anche Rachele Gaio. Presente a queste gare anche il CT della Nazionale Assoluta Stefano Raus e quello giovanile Emiliano Corona, a visionare un po' quanto stanno facendo gli atleti e le atlete in questo inizio di stagione per quanto riguarda l'orienteering azzurro. Sì, orienteering azzurro che poi vede anche il triestino, parlando sempre dei giovani, Goran Polojac, che è un ragazzo che si sta facendo vedere, e poi subito dopo questa trasferta si partirà per la Svizzera e poi le gare di Coppa del Mondo che tutti gli italiani attendono. Infatti a fine mese, poi con i primi giorni di giugno, c'è la Coppa del Mondo nella città della Lanterna. Abbiamo poco fa visto, mentre qui c'è Mariani che sta andando veramente bene, poco fa visto questo focus sullo sci orienteering che dobbiamo dire che sta pianificando la stagione invernale. Era presente anche Stefania Corradini, che è un po' il faro di questa disciplina, che purtroppo è stata colpita da una fortissima mononucleosi e si sta piano piano riprendendo senza forzare troppo. A volte gli atleti hanno bisogno proprio anche di un recupero importante dopo certi, diciamo così, problemi di salute. Damiano Bettega, inquadrato in questo momento dalle nostre telecamere GS Pavione, i percorsi che, come abbiamo detto, sono poco più lenti del previsto, causa pioggia e anche neve qualche settimana fa, mentre le mappe sono state, anche questo avevamo già accennato, realizzate ex novo nelle aree di gara. Ci sono poi anche delle zone rovinate dalla tempesta Vaia, che qui ha colpito duramente con 80.000 metri cubi di legname devastato. Si è lavorato per togliere rami e ceppi, dunque dopo la rimozione delle piante sono però cresciuti rovi, cespugli, con una vegetazione a tratti anche impenetrabile. Insomma, sono un po' le ferite di questa Val di Sella, ferite come quelle che qui ha portato anche la prima guerra mondiale, con trincee e torrette dei cannoni. Si è combattuto a lungo anche in questa zona, purtroppo nel periodo 14-18. Ecco, qua invece siamo con Anna Pradella. In questo momento la ragazza di Primiero sta andando molto bene, infatti diciamo che lei e Maddalena Di Biasi, in base agli intertempi, si stanno continuamente superando, quindi è un po' una lotta a due, mentre in terza posizione ogni tanto salgono e scendono dal podio ci sono Venla Turakainen, che è dell'Orienteering Pergine, e Anna Caglio. Quindi queste sono un po' le quattro atlete che si giocano il podio, mentre qui vediamo, mi sembra di riconoscere, Samuele Tait di spalle. Parlavi della Turakainen, quindi Finlandia, da segnalare che su questi terreni arriveranno anche gruppi di svedesi per allenarsi in vista dei mondiali Juniors 2025,
che si terranno proprio in Valsugana, Trentino. Si tratta di una cinquantina di ragazzi, qui si vede bene il terreno pesante di un liceo sportivo. Sempre qui è andato in scena anche un training con un centinaio di persone. Qui Mariani intanto inquadrato da dietro il perugino che sta controllando questa nuova carta della Valpisella. Sì, è una carta molto bella, molto apprezzata. Mariani che sta andando molto bene e complimenti. E qui Anna Pradel che in questa fase sta leggermente subendo il ritorno di Maddalena De Biasi. Complimenti anche a Dante Osti che è il nostro operatore, diciamo così, in movimento assieme a Claudio e ad Andrea Russo. Sono loro che ci forniscono queste immagini. Tra i maschi è una lotta tra Mariani e Zagonel, e poi c'è l'esperienza di Michele Caraglio che in questo momento si sta giocando il posto con Sebastian Inders, il terzo posto sul podio. Un Sebastian Inders che era uno dei grandi favoriti, non sta però rendendo secondo diciamo così le attese, mentre Elena Pezzati sta viaggiando con una gara abbastanza solida, ma è partita molto male con il decimo intertempo, poi l'ottavo, diciamo che anche lei sta rimontando. Ora è sesta, però non è proprio anche tonica lei come sempre. Sì, di solito veniva e vinceva sempre. Chi invece sembra correre verso la vittoria è Francesco Mariani. E qui andiamo verso la zona dell'arrivo di questa prima delle due gare in Valle di Sella, laterale della Valsugana, come abbiamo ricordato. Siamo in Trentino, qui lo storico speaker Galletti per quanto riguarda l'orienteering, che da decenni ormai segue tutte le gare, e qui anche gli stranieri che sono venuti a partecipare. Niccolò Corradini invece si mantiene in forma, diciamo. Sì, Niccolò Corradini, diciamo che nella sua categoria dei probabilmente lui partecipa M55, M60, vince praticamente sempre, ma lui è un 4 volte campione del mondo. Diciamo che parte anche da una base di tecnica e atletica decisamente superiore agli avversari. Alice Selem all'arrivo in questo momento, polisportiva Masi, uno sicuramente dei club più affermati a livello nazionale. Roberto Dalla Valle, Ground Light Orienteering Team, quindi gioca praticamente in casa. Team della Valsugana taglia il traguardo proprio in questo momento e arriva molto veloce anche Giacomo Zagonel. Molto bene Giacomo Zagonel, che sta viaggiando, chiude con un tempo di 31:19, molto buono. Arriva anche Sebastian Inders che invece al momento chiude con 32:42, quindi è dietro Maddalena De Biasi subito, che sale al gradino più alto del podio, e dietro abbiamo visto arrivare Verena Troi, Francesca Taufer, tutte ovviamente decisamente lontano. Molto bene invece Michele Caraglio, sì. Michele Caraglio che in questo momento, attenzione però Mariani, sì, perché stava viaggiando veramente molto molto veloce. Direi che il ritmo è ancora quello di chi vuole andare oggi a prendersi la vittoria in questa prima delle due gare della Valle di Sella. Eccolo ormai praticamente sul traguardo e taglia Stravince per primo. Eh sì, Mariani 30:57, polisportiva Masi davanti a Giacomo Zagonel, polisportiva Masi anche lui a 22 secondi di distacco, e poi Michele Caraglio, l'esperto Michele Caraglio, che arpiona un altro podio nella sua lunga carriera. Abbiamo visto anche il presidente Sergio Annesi della FISOLA, Federazione dell'Orienteering Italiana, e qui la classifica, l'ufficializzazione delle classifiche con Mariani, Zagonel e Caraglio, e poi De Biasi, Pradelle, Turakainen. Quindi una bella gara qui in Val di Sella. Le premiazioni serali invece che si sono svolte la sera, sempre alla presenza di Sergio Annesi, e c'è anche Giuseppe Simoni lì sulla destra, e poi ascoltiamo i nostri protagonisti. Con lo sfondo della bandiera dell'Orientiere in Tarzo, Maddalena De Biasi, vincitrice della gara in Donne Lì. Com'è stato il tuo feeling con la cartina? Ti aspettavi questo risultato? Non mi aspettavo questo risultato, anche perché mi sto concentrando un po' di più sulle discipline veloci, le sprint, e quindi sono contenta, mi sono sentita bene, mi è piaciuto molto il terreno. Ho commesso un paio di errori, però piccoli, quindi probabilmente la gara pulita è stata utile per il risultato. Francesco Mariani, quali sono state le tue sensazioni e cosa ti aspetti per domani a lunga distanza? Ma oggi sì, diciamo che è andata bene. Per le mie aspettative
anche molto, dato che ho sbagliato poco, ho contenuto gli errori in questa carta. Una gara, diciamo, che mi è piaciuta molto, alternava parti abbastanza tecniche ad altre in cui potevo far scorrere. Domani spero di fare bella figura. E abbiamo sentito dunque i protagonisti di questa prima giornata, per ultimo Mariani, prima una soddisfatta Maddalena De Biasi che ha cominciato la stagione davvero nel migliore dei modi. Sì, ha cominciato molto bene, ha vinto subito anche a Comacchio, poi è andata bene, lei che diciamo si sta rivelando un'ottima sprinter. Segnaliamo invece tra i giovani le vittorie di Giulia Rigoni che ha preceduto Elis Angeli, ma ascoltiamo anche il tracciatore di oggi. Dottor Enrico Galvan, cosa l'Orienteering può portare in più ad una cittadina importante come Borgo Valsugana? Ha detto bene lei, nel senso che possiamo offrire il territorio, ma soprattutto è l'Orienteering che ci porta la possibilità di farci conoscere. È un connubio di attività e soprattutto di esperienze in cui lo sport si inserisce perfettamente e noi cerchiamo di essere all'altezza delle vostre aspettative. Andrea Cipriani, il tracciatore della gara di oggi, lunga distanza di Coppa Italia in Val di Sella. Come hai pensato la gara? Allora, essendo una gara long, ho prediletto più sulle scelte di percorso, tratte abbastanza lunghe, dove sarà importante più fare la scelta giusta. Ma ci sono dei valloni, sarà anche là da valutare quelli che si perderà poco tempo nella traversale e quelli che si perde un po' più di tempo, che magari conviene fare una scelta un po' più ampia, più larga, magari nella strada. Un sentiero che farà guadagnare del tempo. E allora abbiamo sentito il sindaco di Borgo Valsugana, primo cittadino, e poi Cipriani, il tracciatore di questa seconda giornata, perché siamo alla seconda giornata di gare per questa Coppa Italia in Trentino, in Valle di Sella, seconda giornata in cui andrà in scena la prova long, la più tosta, la più difficile, la più impegnativa. Sì, si parte oggi per una gara decisamente fisica, dove magari la componente tecnica è leggermente inferiore, perché qua le tratte sono più lunghe, però sicuramente è una sfida affascinante, perché prendere decisioni, saper scegliere la corretta direzione quando si è maggiormente affaticati è molto complesso. Stavamo finendo anche però la panoramica sui giovani per quello che riguarda la gara Middel di ieri. Tra i maschi ha vinto Lorenzo De Biasi, che ha battuto Mattia Corona e Goran Polaz. Invece nella M e nella V18, sia i ragazzi di 18 anni, Simone Hackler del Gronlight, e tra le donne ha vinto Giulia Vedana di Fonzaso. Ma entriamo in questa foresta con Anna Pradel, che oggi ha voglia di riscatto dopo il secondo posto di ieri. Probabilmente la gara long è quella che più le si addice, va sempre molto bene lei nelle long, così come potrebbe andare bene anche Michele Caraglio. E Roberto Dalla Valle invece in quadrato, ultima occhiata alla carta prima della partenza per l'atleta del Gronlight Orienteering Team, ancora Giacomo Zagonel. Seconda giornata, dicevamo, la long allora, una prova long che va corsa in maniera molto regolare, una prova impegnativa sia fisicamente che tecnicamente, come sempre in questi casi, a tracciarla ancora. Lo ricordiamo, Andrea Cipriani, che abbiamo sentito anche prima, e questo è Mariani a caccia di una doppietta qui in Trentino, in Val di Sella. Sebastian Inderst, che invece in questo inizio di stagione forse ha faticato più di altri atleti. Sì, in questa fase invece però è partito molto bene, ma diciamo in controllo. Il primo intertempo è stato terzo, poi è passato al secondo posto e dopo quattro intertempi ora viaggia primo, mentre Mariani oggi sembra meno brillante di ieri. È partito con il quinto intertempo, sta risalendo verso la zona podio, però vediamo se questa sarà la sua giornata. Molto bene anche Giacomo Zagonelle, abbiamo visto anche Roberto Dalla Valle che sta conducendo una buona prova. Qua inquadrata Anna Caglio, che in questa fase della sua vita si è trasferita in Scandinavia, quindi da lei ci si aspetta anche un miglioramento tecnico, perché è una ragazza molto veloce che ha peccato in passato un pochino diciamo dal punto di vista tecnico. Ecco, dopo questa sua esperienza, che è ancora in corso in Scandinavia, ci si aspetta un miglioramento anche da quel punto di vista. Qua invece finalmente vediamo inquadrata anche Ven Latour
Urakainen, che è sempre più presente nelle gare italiane. L'abbiamo vista infatti, in tutto inizio stagione. Infatti in questo inizio stagione ha partecipato praticamente a tutte le gare italiane. Qui ritorniamo su Sebastian Inderst e siamo in questo sottobosco dove vedete le piante abbattute, insomma ci sono tanti ostacoli da affrontare. Siamo in Trentino, focus su un campione di casa. Simone Mocellini, nel Panda Valsugana vittorie in Coppa Italia e campionati italiani nella categoria Under 12 e Under 14, e poi che cosa è successo? Grazie, e poi è successo che dal primo amore che è l'orienteering sono passato a quello che è l'altro sport, che è lo sci di fondo, e ho deciso di concentrarmi in quello perché mi piaceva moltissimo. Prima sono cresciuto con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, poi passato alla nazionale italiana fino a 2 anni fa, quando ho ottenuto i miei primi 2 podi in Coppa del Mondo di sci di fondo. Sei spesso in Scandinavia, che è la patria dell'orienteering. Ti capita mai di avere a che fare ancora con atleti dell'orientamento? Sì, mi capita spesso di trovare delle lanterne mentre corriamo nei sentieri su in Scandinavia, ed è sempre un gran piacere trovarle, perché così posso raccontare a tutti i miei compagni delle esperienze passate in questo bellissimo sport. Sulla passione ovviamente, come qui, si sente moltissimo, ancora forse più amplificata, e è sempre un gran piacere. Simone Mocellini, nato proprio con la Panda Orienteering, poi dall'Orienteering al fondo il passo è stato facile e veloce, e nel fondo le prime soddisfazioni, no? Le raccontava e ne parlavamo anche in questo nostro focus. È così, anche il presidente Giuseppe Simoni ha proprio raccontato, mentre dalla valle ha preso un ramo, per fortuna se ne è accorto in tempo, il colpo non è stato violento, Mocellini, che appunto ha iniziato con l'orienteering e si è trovato di fronte a un bivio, scegliere lo sport che gli avevano insegnato quelli del Panda. E qui deve scegliere anche Kirk Lechner dove andare per la precisione. Hai visto proprio, si sono fermati in particolare la ragazza dello Sport Club Merano Alto Adige, che proprio aveva avuto un attimo di indecisione sulla carta, vado di qua, vado di là. Francesca Taufer intanto ha trovato la lanterna. Trentino Valdisella, a proposito di Trentino segnaliamo anche che la nazionale di mountain bike orienteering ha tenuto il suo ritiro sull'Alpe Cimbra. Gli azzurri di Maurizio Todeschini hanno così potuto perfezionare un blocco importante di lavoro su un terreno esigente, anche conosciuto, è Centro Federale. Qui Stefano Raus intanto, che si cimenta anche lui come CT in questa prova. Uno step è quello della preparazione della nazionale di mountain bike, una preparazione tecnica importante, fondamentale. Ora gli atleti dovranno solo pensare a recuperare un po' di energie in vista dei prossimi europei in quel della Polonia. Sì, europei della Polonia. Ho proprio incontrato in questi giorni Fabiano Bettica e dice: forse quelli della Polonia non sono i nostri terreni, sono invece i terreni di Anna Pradel. Questo, infatti, la ragazza di Primiero sta facendo segnare praticamente sempre il miglior tempo, quindi sta andando molto bene. Se la sta giocando con Venla Turakainen, che è sempre lì, si stanno praticamente scavallando dalla prima alla seconda posizione, qualche volta in qualche intertempo bene anche Maddalena Di Biasi, però Anna Pradel sembra in questa fase avere la meglio. Fabiano Bettega, ricordavi tu che proprio lì sull'Alpe Cimbra vinse 2 fantastiche prove di Coppa del Mondo. A proposito di mountain bike orienteering, che si è riconfermato anche nella prima prova sempre sull'Alpe Cimbra per quanto riguarda la Coppa Italia, così come è arrivata la vittoria anche di Iris Pecorari, il semiperdo Maniago, che aveva fatto bene anche proprio nella Coppa del Mondo che avevamo seguito lo scorso anno. Pietro anche lì con un tempo che ricorda molto, anzi forse era peggio rispetto a quello che vediamo in queste giornate in Val di Sella. Sì, diciamo che queste giornate in Val di Sella in confronto sono veramente un lusso, con invece qui Roberto Dalla Valle e Francesco Mariani, che sta correndo molto bene ma ha commesso qualche errore. Forse in questa fase gli azzurri sono più concentrati sulle gare, diciamo così, cittadine, perché come abbiamo detto prima ci aspetta la Coppa del Mondo a Genova. Si terranno degli importanti eventi nella fase
e oltre a Genova ci sarà abbinata anche una gara multi-days delle prove, quindi di Coppa Italia, quindi ci sarà un bel contorno di pubblico. Arriva Anna Caglio che fa registrare non un buonissimo tempo. E neanche la Kirch Leichner prima, non un buonissimo tempo. Francesca Taufer arriva ora sul traguardo. Laura Carluccio, anche per lei fine prova, fine di questa massacrante long, seconda prova della Valsugana. Attenzione, molto bene, è in questo momento, fa segnare un ottimo tempo, 1:30:18. È un tempo molto buono, da tenere in considerazione. Lui che è partito molto prima rispetto a Turakainen che taglia il traguardo 1:10:07. Attenzione però Anna Pradel, Unione Sportiva Primiero, è un pizzico avanti, più di un pizzico, 1:06:31. Va a vincere Anna Pradel, Unione Sportiva Primiero, davanti a Bella Turakainen. Maddalena De Biasi arriva terza. Ora sul traguardo ed è terza, 1:11:12 il suo tempo. Ottima prova però per lei anche oggi, dopo la vittoria nella middle, buona anche la long di Maddalena De Biasi. E oggi invece dietro, Caraglio sì. non bene. E anche Mariani chiude con un tempo di 1:33:26. Le immagini ancora dell'alto. È quinto Mariani. Indest allora davanti a Zagonelle dalla Valle e poi Anna Pradel, Turakainen e De Biasi. Sì, è stata una prova come ci si aspettava, molto fisica, con dei tempi un pochino più alti rispetto a quello che era previsto, e la classifica generale di questi due giorni vede tra le donne Anna Pradel che vince la speciale graduatoria, mentre tra i maschi è Giacomo Zagonella a giudicarsi il miglior tempo. Questa è la combinata, la classifica generale delle due giornate, perché come abbiamo visto ha vinto Indest questo long e Anna Pradel ha vinto anche la long. Tanto pubblico, sì, ho visto. Pubblico, perché 700 partecipanti per ogni singola giornata. Questo invece è il vicepresidente Fiso Stefano Bisoffi che premia i vincitori. Una gara molto ben organizzata dal Panda Valsugana, complimenti a loro. Quando si viene in Trentino siamo praticamente sempre a casa dell'Orienteering, ma ascoltiamo la voce dei protagonisti. Il vincitore di oggi, Sebastian Indest, le tue sensazioni durante la gara che ti ha visto vittorioso? Ma l'ho fatta controllata, sempre cercando di spingere dove riuscivo a spingere, però poi partendo presto non avevo nessun riferimento di avversari che prendevo, che mi prendevano, quindi non sapevo bene, mi sentivo un po' pesante, ma cercavo sempre di dare il massimo e alla fine è andata bene. La vincitrice della gara di oggi, Anna Pradel, con ampio margine, racconta la sua gara. Sì, allora oggi è decisamente una bella gara, bel percorso, pur non essendo ancora al top della forma sono riuscita a correre bene, una gara stabile, solida, fino alla fine ho commesso solo un piccolo errore, ma minutino, 50 secondi, però tutto sommato bene, dai. Da parte di Beppi Simoni, presidente del Panda Valsugana, un bilancio sulla 32esima edizione della Due Giorni della Valsugana. Beh, da quello che ho sentito dei concorrenti sono tutti soddisfatti. Da parte nostra sono decisamente orgoglioso di come sono andate le cose, di come hanno lavorato i miei soci, i miei ragazzi, erano 42 persone più l'aiuto diciamo di al gruppo Alpini, di pompieri. Una bella edizione, molto contento. La chiusura della manifestazione Due Giorni della Valsugana, due gare di Coppa Italia di corsa d'orientamento a cura del presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, il dottor Sergio Anesi. Ma io credo già essere in Val di Sella, dove l'Orienteering possiamo dire ha avuto le prime esperienze proprio all'inizio negli anni 80 con le prime cartine che sono state fatte, che poi sono diventate patrimoni della federazione, credo che sia per tutti un'occasione unica, non solo per scoprire un posto meraviglioso, ma anche per apprezzare l'organizzazione di Beppi Simoni e di tutti coloro che lo hanno aiutato in questi due giorni. 720 persone presenti, la federazione ovviamente è estremamente contenta non solo per come viene organizzato, ma anche perché visitare luoghi diversi credo sia un'occasione per tutti gli orientisti di scoprire quell'Italia migliore che solamente addentrandosi nella natura si riesce a vedere. Io devo complimentarmi ovviamente con chi ha vinto, ma anche con chi ha semplicemente partecipato.
De Biasi Caraglio nella prima giornata, Pradel Indost nella seconda. Si chiude così la due giorni della Val di Sella in Trentino. Grazie per la collaborazione tecnica, Rolando Ecker, grazie a Pietro Ilarieti. Beh, grazie a te, grazie alla FISO, agli atleti, agli organizzatori del Panda e al territorio della Val Sugana che ci ha ospitato. Alla prossima volta, direi. A risentirci, arrivederci, rimanete con i programmi della rete.